Di nuovo in campo il Sion, lo ritroviamo pochi minuti dopo il 9-0 un po' mortificante che ha subito dal Barcellona. Lo ritroviamo in campo contro il Lugano in questo derby svizzero che potrebbe appunto valere molto per la seconda posizione del girone 1 del girone A. La prima posizione sembra onestamente appannaggio del Barcellona, che abbiamo visto piuttosto autorevole nella partita precedente. Sion contro Lugano, Lugano in maglia bianconera che effettua in questo momento il calcio d'inizio della partita numero 3 di questa mattinata. Lugano che invece la squadra organizzatrice di questo trofeo, lo torneo, è stata sempre presente nelle due edizioni precedenti facendo anche bella figura con tanti giocatori interessanti che abbiamo visto nelle ultime annate. Ed è subito un palo colpito dalla formazione padrona di casa, si potrebbe dire, che giocherà in casa direttamente la prossima settimana. Quindi vediamo cos'è successo. Andiamo in diretta perché il Lugano, anzi nel Sion ovviamente, che ha avuto una grande occasione per andare in vantaggio. Lugano in attacco e calcio d'angolo conquistato dal numero 11 Cristian Raffa, che si incarica personalmente della battuta. È lui che va, mette in mezzo, pallone allontanato, la difesa del Sion. Partita che si pronuncia decisamente più equilibrata della precedente, con l'azione affidata al numero 4 Daniel Martin, che ottiene un calcio di punizione. C'è un calcio d'angolo anche per il Sion, conquistato dal numero 9 Victor Bisimana. Corsa di Bisimana, mette al centro, tiro fortissimo allontanato dalla difesa del Lugano. Non è finita, Martin sbaglia il tocco, riparte il Lugano. Attenzione al numero 3 Ilya Maslarov, si salva il Sion. Bisimana, rimessa però ancora dei bianconeri. Numero 2 Siva Kadasham, un gran pallone dentro, uscita però del ricciolito Fournier. Incertezza da parte della difesa della Sion, Lugano che recupera con Cristian Raffa. Poi il numero 6 Filip Miletic, riparte dietro al numero 2 Luxen Sivakadacham. Il 10 Alessio Carcano e poi il portiere, e qui vediamo al disimpegno. Un po' troppo fiducioso il numero 6 Miletic, Sion che recupera il pallone, ma è proprio Miletic stesso a recuperarlo, a consegnarlo ancora alla Sion con Daniel Martin. Bella giocata, ma attenzione a Lugano che parte in contropiede. Maslarov va dentro per l'occasione col grande intervento di scivolata di Luyé, preziosissimo anche in difesa. Meglio il Lugano in questi minuti iniziali. Miletic, Cristian Raffa sbaglia ancora, molti errori. Lui è Bisimana, e ancora il Lugano che cerca il sinistro alla distanza con Ilya Maslarov, palla alta. Allontanato, la rimessa laterale a favore del Lugano che sembra superiore in queste battute iniziali al Sion. Il punteggio però rimane 0-0, comunque
equilibrio che regna con la giocata ancora nel numero 11 Cristian Raffa. Raffa se ne va in mezzo a tre, grande giocata, Cristian Raffa, palo e fuori, occasione clamorosa per il Lugano al quinto minuto. Il gran numero di Cristian Raffa che davvero ha dato spettacolo in un fazzoletto bevendosi due avversari, sinistro niente male sul secondo palo, palo interno e pallone che attraversa tutto lo specchio prima poi di perdersi sul fondo. Clamorosa paragol per il Lugano al quinto minuto. Il giocatore che sta facendo vedere le cose migliori in questo momento, il numero 11 Cristian Raffa. Meglio Lugano, spinto anche dal pubblico sempre più numeroso sulle gradinate della piccola tribuna alla destra del campo. Mette in fallo laterale Martin, Lugano che sta spingendo adesso alla ricerca del vantaggio che meriterebbe anche, va detto. Indietro lo va a cercare Maslarov, Bulgheroni con il numero 9, Italo Bulgheroni. Filip Miletic va giù, punizione ancora per il Lugano che a qualche minuto ha indirizzato a senso unico la partita. Maslarov sul pallone, sembra addirittura in mezzo, anche se insomma non è la soluzione migliore per una partita tra Nero 11. Vediamo, giocata al volo, niente male, tentata da Bulgheroni che è piuttosto ambiziosa. Un altro campo in corso Basilea-Grasshofer con tanti tifosi del Basilea a fare il tifo, ma attenzione al Sion che torna ad affacciarsi in area di rigore con Bisimana, palla al centro, la giocata tentata e sforbiciata da Lugliese, ha messo un gol pazzesco, non è finita però, attenzione al numero 2 che mette in mezzo, si trattava di Gerzner, poi la conclusione ancora di Lugliese sul fondo, occasione importante per Lugliese, ha tentato la giocata spettacolare e per poco non trovava il pallone, sarebbe stato un gol bellissimo. E Lugano che riparte con ancora Cristian Raffa a puntare e a far ammattire la difesa del Sion. Per una volta il destro è impreciso, ma le giocate uno contro uno di questo Raffa sono molto molto interessanti. Gran giocata anche del Sion qui a ribaltare il fronte offensivo. Bisimana, controllo così così, alla fine lo chiude Siva Kadacham in faro laterale. Imbattuto adesso rapidamente, allontana il Lugano con Miletic. 8 minuti, 0-0 che persiste nelle due gare commentate. Fin qui il punteggio si era già sbloccato, a quest'ora invece qui c'è grande attenzione e grande equilibrio. Ancora Raffa per Miletic, il pallone non è entrato. In qualche modo Fournier se l'è cavata, uno strano rimbalzo sul sinistro di Maslarov che stava per ingannare il piccolo Fournier, bravo poi a recuperare il pallone prima che superasse la linea di porta. La rimessa a favore del Lugano. Ancora Cristian Raffa scambia con il compagno, viene fermato Sion che prova a ripartire, lo fa con il numero 7 Andrade Marques, vince un paio di contrasti, allarga benissimo, controllo così così di Bisimana, fermato, riparte il Lugano. Qui c'è un fallo o forse no, il pallone era uscito, in realtà si tratta di rimessa laterale a favore del Sion che però con Gerzner non riesce a chiudere il triangolo. 9 minuti, 0-0, partita gradevole con una migliore occasione per Raffa.
ancora Cristian Raffa, commesso fallo in attacco per il Lugano. Punizione per il Sion che si è per una difesa quasi soltanto, sa mai andare a calciare. Lugano che ha fatto vedere le cose migliori. Il numero 10 Alessio Carcano, la conclusione di sinistro alta tentata da Ilya Maslarov. Piccolo Fournier che sta a subire gol a propria porta dopo il 9-0. Sion che vive una partita meno traumatica, anche se Lugano meriterebbe il vantaggio. Fallo di mano da parte del numero 2 Siva Kadacham e punizione per il Sion che tenterà in questi ultimi 100 secondi di primo tempo di portare un pericolo. E attenzione a Bisi Manà, e però non riesce a tenere la palla in campo. Parte dal basso alla mano il Lugano con Maslarov. Siva Kadacham, Bulgheroni fermato. Pallone buono ancora per Miletic al centro, il colpo di testa di Bulgheroni. Che bella azione ancora del Lugano, che sta sviluppando davvero un calcio gradevole. La combinazione di Bulgheroni di poco, ma Lugano davvero davvero divertente come squadra. Ancora la giocata niente male, a parte il tiro così così di Carcano, parato da Fournier. 11:30, Sion che deve una, se riesce ad arrivare sullo 0-0 a questo intervallo. Ancora giocata di Carcano dentro, la palla che viene poi controllata in maniera un po' laboriosa e termina un po' l'inerzia di questa azione, che però prosegue ancora con Cristian Raffa. Rientra sul destro Raffa, Raffa da solo ancora in mezzo a tre, Raffa era strapitosa e poi manca ancora qualcosa al momento del tiro. Peccato, perché al di là delle conclusioni questo Raffa sta davvero facendo vedere cose eccellenti. Pallone ancora recuperato dal Lugano, poi scivola Bulgheroni e se ne va un'altra occasione. Anzi, alziamo il contropiede pericolosamente con Bisi Manà. Pallone troppo arretrato. Continua a giocarlo il Sion, che ha l'opportunità per chiudere in attacco il primo tempo con Luye. Tiro ribattuto. Fournier si accontenta del fallo laterale. Fischietto in bocca per l'arbitro che decreta la fine del primo tempo 0-0. Molto meglio il Lugano, ma il gol non è arrivato. Primissimi istanti della partita, poi però non è più riuscito a portare pericoli la porta del Lugano, che qui è un'altra occasione con il numero 7 che controlla male. Si trattava del appena entrato Paolo Varisco. Qualche cambio naturalmente nell'intervallo da entrambe le parti, ne daremo conto nel corso di questo secondo tempo. Per esempio vediamo con il numero 3 della Sion Arnaud Filier, con il numero 8 nel Lugano Luca Pagnamenta, che qui recupera il pallone. Rimessa a favore ancora del Lugano. Pagnamenta per il pallone al centro messo da Varisco. Poi il numero 3 Maslarov che riparte dal portiere. Campo con il numero 5 anche Marco Capra. Poi Paolo Varisco. Paolo Varisco in area, mette al centro. Facile Fournier. Nonostante i 9 gol presi a metà nella prima partita, sta dimostrando buone qualità, buone doti anche di reattività. Ancora Varisco, un po' di spazio, va sul fondo, Varisco mette al centro, c'è l'occasione per Pagnamenta che cerca un dribbling di troppo e viene fermato, ma il Lugano è sempre lì e riparte da dove aveva interrotto il primo tempo, ovvero all'attacco, cercando il gol del vantaggio che onestamente meriterebbe. Varisco, ancora Varisco, vince il contrasto, poi viene fermato, Sion che allontana con Martin. C'è in campo ancora Luye, mentre è uscito il numero 9 Bisi Manà. C'è in campo Gersner e Filier.
Bulgheroni. Il sinistro, gol bellissimo di Luca Pagnamenta, che porta in vantaggio finalmente il Sion al 15esimo. Gol strepitoso del numero 8, la sponda di Bulgheroni e il sinistro bellissimo, soltanto toccato dal portiere del Lugano, del Sion. Avanti Lugano, 1-0, meritato, va detto, gol notevolissimo da parte di Luca Pagnamenta. Adesso vediamo se Lugano riuscirà a buttare con maggior facilità. C'è sempre il libero Varisco a destra, Varisco entra in area, Varisco mette in centro un pallone, si salva rifugiandosi nel fallo laterale il Sion. 15 minuti, Pagnamenta, Varisco, Varisco di sinistro, la gira! Che parata di Fournier, che giocata di Varisco, che bel Lugano però quando può liberare la qualità dei suoi giocatori d'attacco, che vanno tutti a tentare la giocata e il tiro da fuori, davvero una squadra sbarazzina, spregiudicata, molto piacevole. Recupera palla Luye, come Lugano Show. In questo secondo tempo, ancora più che nel primo. Pallone indietro. Ancora Pagnamenta. Ancora palla il Sion. Ancora l'intervento scorretto adesso da parte di Capra sul numero 11 Morte. E punizione per il Sion, che a questo punto dovrà però tentare di arrivare a pareggiare. Difficile fare gol a Barcellona e su questo siamo tutti d'accordo. Lugano si potrebbe provare a far male. Sistema il pallone Bourgeat. Come posizionato sembra intenzionato a tirare in porta, così è, e la palla scheggia l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Rizzuti. Occasione Sion, scheggiato un legno su questa gran punizione di Bourgeat. Ma subito Lugano dall'altra parte, ancora Raffa, lontana con i piedi Fournier. Il numero 5 Marco Capra, Varisco, troppo lungo. Ancora l'ottimo Raffa, recuperare un altro pallone, andare velocissimo nello stretto, come al solito Raffa va giù, calcio di rigore. Christian Raffa è un osso davvero duro per il Sion, ma immagino anche per tutto il torneo. Qui il fallo è del numero 5 Bourgeat, ma era andato via a mezza difesa come al solito. E allora ancora Luca Pagnamenta per la doppietta di questo numero 8, che prende in corsa, tira e segna il 2-0. E al 18esimo il Lugano è sul 2-0. 1-2 in 3 minuti del subentrato Luca Pagnamenta. Accenna un movimento a destra Fournier, lo fredda calciando a sinistra Pagnamenta, gran rigore. Questo giocatore che ha messo in mostra in 3 minuti doti balistiche di destro, niente male davvero. 2-0 Lugano, che raccoglie quanto sviluppato nel primo tempo. Ancora Raffa, e c'è un altro pallone allontanato soltanto in fallo laterale dal Sion, che insomma dopo il 0-9 della prima parte adesso incassa un risultato più gentile, però insomma è ancora a trovare il primo gol, vedremo se ci riuscirà. Nell'altra gara che commenteremo come ultima gara di mattinata, contro il Legia Varsavia, contro i polacchi del Legia Varsavia, che saranno impegnati tra poco contro il Barcellona. Ancora Raffa, scatenato, mette il pallone in direzione di
Valisco che però non riesce a tenerlo in campo. Ultimi 4 minuti di partita, 2-0 per il Lugano, la doppietta di Luca Pagnamenta. È partito ancora Raffa. Ora prova il Sion a venire fuori con Morte. La rimessa in attacco, quantomeno Sion che rimane lontano dalla sua metà campo. Pallone crossato al centro, ancora da Morte, direttamente in faro laterale. Sion che manca, forse il punto di riferimento importante in attacco. Intanto cambio tra i pali del Sion. In porta c'è adesso Tulli, che si dà il cambio con il piccolo Fournier. Esce bene il Lugano da questa situazione difensiva con il numero 13 adesso Molnar, anche lui è entrato da poco. Pagnamenta allarga bene per Varisco. Tulli, facile. Esce bene il Lugano, ancora una volta attenzione al numero 4 che va a trovare il 3-0 e si tratta di Cristian Filippini, entrato da pochissimo, già in gol al suo primo pallone toccato. Di fatto vince il contrasto con Borgia, va a segnare il 3-0, partita ormai chiusa. Lugano che conferma quanto di buono ho fatto vedere già nelle edizioni precedenti, squadra molto divertente con tanti bei giocatori in attacco. In difesa Sion, va detto, non ha portato grossi pericoli alla porta del Lugano. Da rivedere contro avversari più pericolosi. E poi ci sarà Barcellona-Lugano, d'altra parte partita contenuti ben diversi, questa per la, sarà per la formazione di casa. Ancora Varisco a sinistra, va fino in fondo, mette al centro, Tulli, non è che un calcetto un po' malizioso da un avversario, si trattava del numero 12 Nicolo Colombi che toccato, Tulli che è rimasto giù. E cambio in porta, Colombi aiuta il portiere a rialzarsi. Un po' dolorante al ginocchio, un calcetto, e rientra in porta dunque Fournier. Invio così così, recupera ancora Colombi, palla dentro, anticipato Filippini, la rimessa per il Lugano. Ultimi 70-80 secondi di partita, 3-0 senza particolari emozioni dopo il 3-0 di Filippini. Cerca la conclusione un po' velleitaria dalla lunga distanza Marco Capra. Ancora Filippini, Filippini, Filippini dentro la grande occasione, il 4-0 firmato da Paolo Varisco che chiude in bellezza un secondo tempo molto molto interessante con il gol del 4-0 proprio all'ultimo minuto. Arriva il poker del Lugano, doppietta di Pagnamenta, poi Filippini e infine al minuto 24 Paolo Varisco. Sion crollato il secondo tempo anche in questo caso, dopo un primo tempo finito 0-0, è arrivata un'altra lezione, non è finita con le Sion che allontana e comincia da Banco Capra la formazione di casa. Manca solo il fischio finale a questo punto per chiudere il punteggio sul 4-0 e Lugano che
riparte con un'altra bella vittoria per il Sion. Purtroppo 13 gol incassati e nessuno segnato nelle prime due partite di questo torneo. A tra poco per la quarta partita, che è Genk Krasnodar. A tra poco.